Buonasera e bentornati a Talk Sicilia. Come sa chi ci segue in queste settimane, abbiamo dedicato una serie dei nostri programmi di approfondimento a conoscere i personaggi della vita politica siciliana, soprattutto nella prospettiva del voto del 25 settembre, quando si rinnoverà il Parlamento siciliano, verrà eletto il nuovo Presidente della Regione e si voterà contestualmente anche per il Parlamento nazionale. Per questo, finalmente, una presenza in quota rosa, una presenza di eccezione per la sua competenza, per il suo garbo e per il suo stile. Benvenuta all'assessore Daniela Baglieri. Grazie, grazie mille. Assessore, cerchiamo di capire, prima vediamo di capire quali sono le ragioni della sua candidatura nel collegio di Ragusa, se non sbaglio, Sì, per la bandiera di Forza Italia, no? assolutamente Sì. E sì. poi magari facciamo anche un piccolo excursus della sua attività ad assessore, se le fa piacere, no? Sì, volentieri sono qui, appunto, perché Ragusa? Beh, No, perché... ma prima di parlare di Ragusa, io però insomma, devo raccontare a chi ci ascolta, l'assessore Baglieri è un personaggio che a tutto tondo ha delle qualità, degli skills, come direbbero, come dire, i giornalisti bravi, quelli che conoscono bene i neologismi della lingua inglese, che sono veramente pesanti. Soltanto per darvi un'idea, chiunque di voi lo può cercare su internet. Il curriculum dell'assessore Baglieri è sulle 7-8 pagine, quasi tutte in inglese, con delle esperienze compiute in tutto il mondo. Degli speech all'Università del Texas, speech in Russia addirittura, pure delle lezioni in Russia, non so quanti master le ha accumulato. Insomma, a questo punto, una persona con tutte queste competenze, che ha un patrimonio culturale di competenze che può spendere a livello internazionale come vuole, decide di dedicarsi alla Sicilia. La domanda a questo punto, anche un po' retorica, è: Perché? professoressa Baglieri, ma perché? Chi glielo fa fare? Perché? Perché in realtà io penso che c'è la logica del give back, tanto per continuare a parlare Cioè un po' restituire di quello che la terra gli ha restituire dato. a quello E che quindi, noi perdoni, voglio farla abbiamo da proprio dare. a sketch questa Sì, intervista, certo. ma quindi lei ritiene comunque la Sicilia le abbia dato tanto? Che la Sicilia le abbia dato tanto? Assolutamente sì, tantissimo e soprattutto... Ragusa, la mia provincia di Ragusa, e sono originaria di Ragusa, penso che noi abbiamo le radici molto forti e chiaramente con la mente nel mondo. Fare questo significa valorizzare e quindi l'approccio è quello di mettersi al servizio e di dare una testimonianza, ma in fondo l'ho fatto anche nella mia professione vera, che è quella di essere un professore universitario, dove chiaramente la nostra professione, ci impone... studio e ricerca. Lo studio lo si fa e quindi la didattica nelle nostre aule con i giovani e la ricerca si fa nel mondo. Se non sbaglio, tra le sue competenze c'è anche quella di trasferire le competenze dell'innovazione tecnologica alle imprese. Quindi, in realtà, la sua funzione didattica è stata anche quella di costruire della buona impresa. Assolutamente sì, io sono ordinario di economia e gestione delle imprese, mi occupo quindi di imprese e di strategie di imprese e soprattutto con un focus sull'innovazione tecnologica che, insomma, voglio Non se dire, ne può fare a è il meno. fattore che dà la competitività Fattore delle critico di imprese. successo, si potrebbe dire Assolutamente nel sì, linguaggio. assolutamente sì, che è un fattore critico che ha però delle dinamiche sia per la creazione dell'innovazione e sia per appropriarsi dei vantaggi dell'innovazione. Bene. Ho anche nella mia attività ho anche un po' di esperienza avendo fatto il prorettore alla ricerca e all'innovazione, quindi un po' di politica accademica, quindi significa E che mi quindi ora sono occupata sta dello sfruttando sviluppo. queste cartucce in campagna elettorale. Ma io penso di Elettorale. sfruttarle anche nella mia attività. Lo sviluppo economico è basato su tre pilastri. È il pilastro della ricerca, dell'università, il pilastro delle imprese e il pilastro della pubblica E le amministrazione. risorse umane? Le risorse umane sono il collante perché chiaramente le risorse umane sono la qualità, meglio ancora, delle risorse umane, rappresentano la condizione sine Ah, qua parliamo non. proprio di Ragusa, parliamo di risorse umane a Ragusa. Lei come percepisce la gente del suo territorio? Io, dalle esperienze che ho, per una storia di prossimità, la mia famiglia è originaria non proprio di Ragusa, ma di zone abbastanza limitrofe. Io, da quello che so, è una zona molto attiva, con una grande vocazione industriale che però non ha mai, come dire, sfregiato il territorio. Cioè, è quasi un'isola nell'isola Ragusa. Assolutamente sì, è una, diciamo, la difficile accessibilità, mettiamola così, cioè dire, la logistica ogni tanto, la mancanza di logistica, secondo me nel tempo ci ha reso un po' intatti, cioè ci ha preservato quell'area Però ci da sono delle alcune, grandissime eccellenze a livello industriale, anche assolutamente, agroindustriale. assolutamente sì, e quindi ci ha spronato a essere una provincia laboriosa.
laboriosa, ma anche con una grande vocazione industriale e quindi è un tessuto molto fertile, tant'è che insomma è la provincia che ha un maggiore PIL a livello, diciamo così, siciliano e che può esprimere insieme anche altre tantissimo. Chiaramente bisogna, come dire, attrezzarsi. Facciamo un piccolo giochino, però diciamo, lei viene dalla provincia di Ragusa, sì, però vive a Catania, insegna a Messina, sì, lavora a Palermo come assessore. Diciamo, quanto è difficile fare campagna elettorale a Ragusa proprio per le peculiarità del territorio e della gente di quel territorio? Cioè, se lei fosse stata candidata a Palermo, avrebbe dovuto fare una campagna elettorale diversa? Assolutamente, non sarei stata idonea, secondo me. Ah, quindi lei a Palermo non si sarebbe candidata, quindi avrei, lei ha scelto proprio Ragusa. Avrei avuto difficoltà, perché, diciamo così... Ma questo non solo perché lei conosce il territorio, perché c'è un'empatia che riesce a... Allora, io attualmente sono un politico atipico, così vengo definita dagli elettori, perché in realtà parlo un linguaggio delle imprese, mi rivolgo agli imprenditori, ai professionisti. Beh, ovviamente qui a Palermo non la capirebbe nessuno. Non intendo dire questo. No, però questo glielo dico io. No. Però è chiaro che loro non vogliono, non hanno, cioè dire, intendono la pubblica amministrazione come un fattore facilitante che supporta e promuove, non qualcosa con cui scambiare, ecco, passatemi il termine. Quindi è chiaro che loro, se c'è bene, anzi, come dire, io mi propongo come un referente, dare voce alle istanze di un territorio che è anche territorialmente distante. Non parliamo di istanze del territorio, quindi lei, andando in campagna elettorale, un collegio abbastanza piccolo però molto combattivo e aggressivo, cosa succede materialmente? Cioè, lei come fa a presentarsi, a convincere i suoi elettori a votare? Io dico soltanto che mi metto a disposizione servizio, perché chiaramente questo è un periodo storico unico ed è anche il motivo del perché io sia qui. Il periodo storico unico è che il PNRR, ci sono delle scadenze, aggravato da una crisi ucraina che chiaramente esaspera delle difficoltà. E quindi forse allora, volevo usare il termine esacerbare, ma è praticamente impronunciabile, evitiamolo. La verità è che sono anche un po' stanca perché insomma vado su e giù. Ma dico, al di là di questo, quindi è chiaro che io sono lì a servizio di quel territorio, quindi questa è una, come dire, un'occasione, un'opportunità che spero che vada in porto. Il messaggio è: sono qui, usatemi, utilizzatemi per dare istanze, per dare voce alle istanze di quel territorio, in modo tale che ci sia una filiera regione, nazione, Europa in grado di poter veicolare. Quindi il un politico po'... deve assurgere a una funzione anche di mediatore, rappresentante del territorio, veramente, metterlo in rapporto con le istituzioni. Assolutamente, politica significa risolvere problemi. Ce l'avevamo un po' dimenticato, perché in realtà dovrebbe essere proprio così. Cioè, questo non dovrebbe essere una grande novità. Ma questo non capita. Non capita, dico, non lo so perché non capita, ma questo è il mio modus operandi, quindi io non è che ho cambiato, io sto continuando a fare quello che facevo prima all'università e ora che ho fatto anche presso esperienze, sono stata presidente dell'aeroporto di Catania, della SAC, e quindi anche lì ho cercato di portare progetti, innovazione tecnologica, assolutamente Catania, sì, e ora... con il nuovo piano che è stato appena pubblicato addirittura diventa hub del Mediterraneo, quindi significa mettere in connessione la Sicilia, Catania, la Sicilia con il Medio Oriente. Forse a poco parlando riesco a capire perché lei ha deciso di candidarsi, perché lo fa veramente per spirito di servizio, non è la solita retorica da promotion. No, io per me, io penso che nella mia come visione questa è un'esperienza che va colta, e quindi la voglio vivere intensamente. Lei è l'unica donna della Giunta regionale di governo, cioè... Lo so, ma... Qualcuno cattivo potrebbe dire l'hanno inserita in lista perché c'è l'obbligo della rappresentanza di genere. Ma io non colgo queste provocazioni, è chiaro che c'è un problema culturale, ma non solo in Sicilia e in Italia, cioè dire, se lei va a vedere l'ultimo rapporto OCSE, c'è sempre, si parla di gender gap... Però gender, mi sa che fra qualche periodo ci sarà al maschile il problema del gender gap. Questo... Mi sta minacciando. No, io sono già quasi un giornalista precario, non se la prenda contro di me, non ho ambizioni politiche, allora, non sono candidato. Dunque, se passa il principio della valutazione del merito, allora io voglio essere valutata sui risultati, non perché sono donna
E io penso che tantissime donne la pensano come me. Ma questo mi sembra molto interessante. La finiamo con questo gioco del politicamente corretto? Perché poi diventa questo delle quote rosa diventa quasi un recinto, una sorta di oasi ecologica per dare in pasto all'opinione pubblica una parità di genere che in realtà andrebbe fatta con leggi diverse, non soltanto... Ah, la legge ha aiutato, però ancora si cerca la quota rosa riempilista. Non è il suo caso, ovviamente, perché lì tira in faccia a tutti quanti il suo curriculum. Ma io non voglio nemmeno... Ecco, ritorno a dire... Io vabbè, c'è un po' di inibizione, insomma, ci sono dei deputati che fanno forse la licenza media, onestamente, come dire... Non dovrebbero gli neanche, se c'è una politica di merito, insomma, nell'intelligenza degli elettori. Qualcuno dovrebbe scegliere le persone più competenti. Nell'intelligenza degli elettori, anche perché la drammaticità, torno a dire, del periodo, che è quello che mi ha spinto essenzialmente a metterci la faccia, perché non è facile. Vi assicuro che quando mi sono vista sul facsimile spiaccicata lì, beh, ho avuto un po' un voto di imbarazzo. Di imbarazzo, sì, sono un po', come dire, però è chiaro, sono molto riservata, però ci voglio mettere la faccia perché è il periodo storico e noi, secondo me, ecco qui, emerge la mia vis da docente, noi abbiamo un dovere verso i giovani perché vedo giovani smarriti e quindi è chiaro che io per prima non posso rientrare in aula a dire fate impresa, assumetevi il rischio imprenditoriale, quando io questo rischio l'ho schivato. Allora, facciamo un altro giochino. Immaginiamo che si siano già celebrate le elezioni, che lei è stata eletta. Lei ambirebbe nuovamente a un posto di governo o preferirebbe una vita parlamentare, cioè proponendo leggi? Non lo so, io poi Per l'esperienza dell'assessore da governo lei ce l'ha. Immagino che... il tutto deve essere funzionale a un progetto e quindi è chiaro che poi questo sarà. Io metto a disposizione le mie competenze e quello che so fare. Certo, non sono un tuttologo, certe cose, come dire, mi vengono difficili, no? Beh, chissà le cose sa, conosce anche i suoi limiti probabilmente, quindi sa esattamente fino a che punto. Io dico, sono a servizio appunto della regione e quindi vedremo un po' che cosa fare. Parliamo un po' di politica pura. Lei da assessore tecnico comunque si è candidata con Forza Italia. Sì. Però ricordo che al momento in cui le venne designata all'interno del governo Musumeci, diciamo parecchi florilegge, parecchi comunicati stampa da parte dell'UDC che sostanzialmente mettevano, sì, come dire, sì. Come mai non si è candidata con l'UDC? O... Beh, l'UDC essenzialmente donna... perché non ha potuto fare liste, quindi è chiaro che c'è stato un momento, come dire, in cui l'UDC... ha fatto altre scelte e Forza Italia rappresenta, io in fondo sono un moderato e chiaramente essendo docente di economia e gestione delle imprese sono sempre a favore delle imprese, a favore nel senso che bisogna creare valore, poi vediamo come si deve distribuire il valore, ma se prima non si crea valore... Ma lei è per un modello keynesiano, cioè apriamo il cordone della spesa o dobbiamo mantenere la spesa... rigida e... No, io sono per un pubblico privato, quindi il keynesiano va bene, ma sono poi soprattutto a favore di l'indebitamento imprese, buono, di assolutamente sì, gli investimenti vanno sempre e i debiti vanno poi restituiti, quindi bisogna sempre valutare qualsiasi tipo di investimento secondo i criteri di efficacia, efficienza e di economicità. A proposito di efficacia, efficienza e economicità, lei viene fuori da questi 2 anni e mezzo. Un anno e mezzo, mi pare. Ma vissuto intensamente. Eh sì, abbiamo letto, insomma, delle battaglie incredibili. Poi peraltro ha delle deleghe che non sono neanche tanto semplici da portare sulle spalle, perché stiamo parlando quelli del cuore dei problemi dello sviluppo della Sicilia e dell'ambiente, della tutela e tutto quello che ruota attorno. Che giudizio dà l'operato del governo di cui lei oggi fa parte? Come vi siete comportati? Cioè, rispetto anche al contesto, c'è la pandemia di mezzo che ha bloccato sicuramente tante cose si sarebbero potute fare. Il Covid chiaramente ha bloccato tante iniziative, però io sono positiva ed esprimo un giudizio positivo. No, parlando di Covid non può dire positiva. No, positivo sulle iniziative, iniziative che vengono, che chiaramente il Covid ha rallentato, questo non c'è dubbio, molte cose... sono state anche obiettivi cambiati o comunque in corsa, questo è chiaro perché prima viene sempre la salute del cittadino e quindi la prevenzione e il supporto e quindi questo non c'è dubbio, però quindi ha rallentato alcune cose, alcuni investimenti. Per quanto mi riguarda, io parlo poi delle deleghe che, sì, che non posso che esprimere un giudizio positivo. Certo, qualcuno dirà si poteva fare più investimenti, si potevano diciamo così promuovere più iniziative, ma io voglio ricordare
parlando proprio dei rifiuti, che in fondo abbiamo trovato una Sicilia con un tasso di differenziata basso, intorno al 17-18, lasciamo uno intorno ai 50. Io poi sono problema, una che non... entriamo nel dettaglio di questo, che è un problema che alla gente tiene, perché diciamo ne va del decoro urbano, dell'igiene, della salute e della salubrità in cui viviamo le città. Ma questo dato della differenziata non riesce a essere scalfito nelle grandi città. Questo è un problema di responsabilità, al di là del fatto che lei in un anno e mezzo non poteva risolvere tutti i problemi del mondo, questo è evidente. Ma dipende dalla politica della regione o ci sono delle responsabilità a livello locale? No, intanto voglio ricordare che trattasi di servizi pubblici locali, quindi quel locale sta a definire che la responsabilità, però qua non voglio parlare, è del comune o delle società, ma non voglio parlare comunque di responsabilità perché non voglio entrare in questa... Io non ritengo, c'è un problema, lo ammettiamo più, non c'è un problema proprio di cultura del cittadino. Il problema delle grandi... Ma questo sì, ma questo, però è chiaro, ma questo lo si è anche nei piccoli, nelle città, diciamo meno, e non nelle città metropolitane. È chiaro che la città metropolitana svolge un ruolo essenziale perché è anche attrattore di altri flussi, e quindi la gestione di una città metropolitana non può essere comparata di certo con un comune di 5.000 abitanti, quindi è chiaro che bisogna supportare, tant'è che ci sono poi anche delle linee di finanziamento ad hoc per le città metropolitane. La differenziata chiaramente va a ispirare una impiantistica che è sul compostaggio e che quindi anche alla luce come dire, di questo principio dell'economia circolare sta a significare che il rifiuto, dal rifiuto occorre recuperare energia. Ed è quello una linea... Come si chiamano? Termovalorizzatori? Qual è il termine No, fatto? Quello è un altro, come dire, i termovalorizzatori. Ma si chiamano termovalorizzatori o termoriutilizzatori? Perché? Rientrano in una macroclasse... Cioè quando si parla e si usano questi due termini diversi, si tratta di due modalità di impianto diverse? No, si tratta un po' del recupero di energia da parte del rifiuto. Ma questo nella gerarchia dei rifiuti è messo al penultimo posto. Quello che intendevo dire è prima, era quello dall'organico si può avere metano. Esiste già degli impianti semplicissimi degli di compostaggio. Impianti di compostaggio e se non sbaglio anche a Bellolampo ce n'è uno. Che no, vorrebbero farlo, è in programma, ma ne esiste uno a Caltanissette e ce ne sono altri in autorizzazione. Quindi voglio dire, bisogna andare verso la prevenzione innanzitutto del rifiuto, quindi è qui è tutta produrre meno rifiuti, e quindi questo significa anche cambiare le abitudini dei cittadini. Per esempio, immaginiamo nel packaging andare verso prodotti che non hanno quell'imballaggio tipico che noi vediamo presso i supermercati, quindi significa una rivoluzione culturale e industriale. Assessore, io avevo questo ricordo bellissimo delle pubblicità del Moplen. C'era tantissima plastica nelle nostre vite, sembrava che il mondo non dovesse mai finire. Ed eravamo sommersi, c'erano i bicchieri di plastica, i cuscini di plastica. Sembrava che la plastica avesse risolto i problemi dell'umanità, con tanti... Prima fase, purtroppo adesso ora vediamo gli effetti deleteri della plastica. Se penso un po' alla plastica nei fondali, e se penso un po' alla plastica anche, quindi pesce con microplastiche, alimenti, e quindi allora ecco che si va all'innovazione tecnologica che ti dà la bioplastica, si va verso nuovi materiali e quindi nuovi. Ecco, già qui è un ambito dove completamente non arriva. Non la tocchiamo. Qua ritorniamo al suo curriculum di una dozzina di pagine maturata in giro per il mondo. Altro tema importante dove le competenze sue sono... diciamo, focalizzate dal mandato che ha ricevuto il presidente Musumeci, è l'energia. Ma ovviamente qui non parliamo tanto di come produrre energia, ma dell'effetto di ritorno delle sanzioni alla Russia. Cioè, lei che farebbe per mitigare questa catastrofe, questo tsunami che si sta abbattendo sulle industrie? Peraltro, diciamo, secondo me in provincia di Ragusa ci sono molte aziende che si sono emendate al problema, che hanno fatto... Cioè non sarebbe stato più opportuno per le imprese pensarci prima, andare in una forma di autogestione e riuscire a... Alcuni le hanno fatte, alcuni ci sono degli a Ragusa. Non soltanto a Ragusa, ci sono degli esempi, conosco degli imprenditori. Ma è chiaro che
Allora, lei mi ha chiesto che cosa bisogna fare, al di là della leva fiscale di cui se ne sta parlando anche a livello nazionale, quindi occorre chiaramente fare investimenti, investimenti sulle rinnovabili, quindi chiaramente, come ha detto lei, autoprodursi, quindi impianti fotovoltaici, ma non solo, si può anche creare una comunità Alle piccole energetica, comunità le comunità energetiche. energetiche che sono di autoproduzione e di autoconsumo. Proprio a Ragusa ce n'è una che è un po' leader a livello nazionale, una chicca, mi Ma passi uno il di questi giorni termine. mi ci accompagna, voglio vedere come vivono. Volentieri, Facciamo un bel volentieri. reportage, lo dico pure alla regia, ci mette d'accordo, facciamo Assolutamente, magari prima della possiamo. fine della campagna elettorale, vediamo come funzionano queste piccole comunità energetiche. Assolutamente, le comunità energetiche, quelle di natura agricola, ma noi abbiamo come governo, abbiamo chiaramente sposato e promosso a fianco dei comuni. Questi comuni noi sappiamo che a volte non hanno a disposizione l'energy manager, non hanno a disposizione certe professionalità. Bene, noi abbiamo fatto l'avviso di 5 milioni, hanno risposto più di 300 comuni a cui noi daremo un voucher proprio a fondo perduto affinché loro possano chiaramente creare la comunità energetica. A questo si aggiunge il fatto che il PNRR destina ben 2 miliardi e 2 per le comunità energetiche per i comuni sotto i 5 milioni, Di i 5.000 abitanti. 5 mila abitanti. La Sicilia mi pare che avrà Sono tanti, 120 sono milioni tanti. di risorse finanziarie, a cui aggiungo con la 21-27 avremo altri finanziamenti per i comuni superiori a 5 mila abitanti. Quindi questo è un mondo delle comunità energetiche che sarà un modo di produrre e di consumare energia senza immetterla nella Quindi in realtà rete. prima o poi dobbiamo portare avanti questa rivoluzione green senza più pensare ai combustibili fossili, Ma cioè già dobbiamo esiste la liberare. comunità, cioè non è futuro, è il presente, già esiste questa rivoluzione. Chiaramente non è diffusa, bene, noi la dobbiamo diffondere anche perché in questa maniera abbiamo, come dire, un accesso privilegiato. È chiaro che occorrono anche alcune riforme sul piano della regolazione, quindi ARERA in questo caso, e quindi occorre, si parla ARERA è, di lo spieghiamo a chi ci ascolta, l'autorità che l'autorità. chiaramente va a controllare e a garantire le tariffe dell'elettricità. Chiaramente si parla di gas, Che di oggi price. sono il nemico pubblico numero uno per gli italiani, loro, questi signori. Beh, Ma come siete nemico. arrivati a queste bollette? Cioè, qui al di là del giudizio politico, com'è possibile che una bolletta sia passata da 1.000 euro a 7.000 Le euro? leggi del mercato, domanda e offerta, quindi questa è una classica legge di mercato che chiaramente non può che far aumentare. 7 volte tanto. Eppure il prezzo del gas russo è sempre lo stesso, cioè la Russia guadagna sempre lo stesso dal volume. Non è che finisce lì il denaro, finisce nei distributori dell'Olanda. Ci No, non è che dovrebbero non ho messo raccontare un anche po' distro bene la dell'Olanda, storia. non parliamo dell'Olanda anche perché io sono stata console onorario dell'Olanda Ma non per. stavo parlando male dell'Olanda, sto dicendo che comunque ci sono delle compagnie che No. hanno sede in Olanda che E gestiscono, che gestiscono fanno i futures. e Ormai future, ma possiamo. insomma, la finanza ci cioè, dobbiamo anche qui Ma un ci po'. liberiamo un po' il tocco femminile e può liberarci un po' dalla finanza. La regione portiamo un tocco di gentilezza e di concretezza. Ah, Nella regione. una battuta per concludere: il tempo a nostra disposizione è concluso. È stata molto amabile questa discussione. Spero di non averla importunata No, 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 eccessivamente. assolutamente, sono abbastanza temprata d'altro. L'altro ieri è stato nominato il primo ministro inglese. Ora, Liz Truss, forse non ho. Non si È preoccupi, il abbiamo terzo capito. premier inglese, Theresa May, Margaret Thatcher prima. In Italia forse questa è la volta buona che arrivi una donna premier, Giorgia Meloni, ma allora lei potrebbe condividere quel famoso motto della Thatcher, se volete che qualcosa venga fatto bene, affidatelo a una donna? Cioè, Beh, è certo, troppo facile, cioè, è troppo ma che domanda facile, mi però fa? è chiaro che noi come donne, insomma, dobbiamo gestire tante cose, gestiamo la professione, gestiamo il marito, gestiamo la famiglia, gestiamo i figli, gestiamo i Ma gestire collaboratori la vita però non e è un quindi. concetto tanto piacevole per un maschietto. Beh, ma insomma, voglio dire, il maschietto vuole essere gestito, Vabbè, mettiamola l'eterno così. Peter Pan, cioè alla fine vi trovate sempre a che fare con l'eterno Peter Pan. Allora io, diciamo, con questo meraviglioso e splendido sorriso rassicurante dell'assessore Baglieri, saluto chi ci ha ascoltato, ringrazio l'assessore Grazie, per questa grazie amabile chiacchierata. In bocca al lupo per la sua a lei. campagna Viva il lupo. elettorale, un grande saluto alla meravigliosa Ibla.
una delle terre, un'isola all'isola, una meravigliosa. Provincia, insomma. La sua provincia, anche il suo collegio elettorale. Facciamo assolutamente un po' di emozione. Sì, e sono certa che, insomma, tutti insieme, a parte la valorizzazione del territorio, passa da una condivisione, da una visione inclusiva, sostenibile del modello economico. Ecco, avete visto già con la competenza che già contraddistingue, l'assessore Baglieri ci saluta con, con le parole competenza, sì, con un modello di sostenibilità ed economica, e quindi è chiaro che sono certa che i territori hanno bisogno di esprimere tutte le loro vocazioni. E questo è il momento giusto, PNRR è adesso, è un momento storico unico, che è drammatico. Vabbè, io non lo dovrei fare da giornalista, perché non dovrei fare endorsement. Allora, se volete che le cose vengano fatte e vengono fatte bene, affidatevi a una donna, in questo caso la donna a cui dovete affidare l'assessore Daniela Baglieri. Grazie. Buona giornata, buona serata a tutti, buon lavoro. Grazie.